Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Parris si apprestano a raccontarvi Raimond Pressano. È la 22esima giornata della Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi ai confini del rettangolo di gioco. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo dalla Pressano guidata da Alessandra Fusina, che è arrivata in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 1 c'è Simone Facchinelli, con il 6 Matteo Moser, con l'8 Nacor Medina, con il 9 Nicola Rossi, con il 10 Pascal Dantino, con l'11 Francesco Rossi, con il 17 Marco Lukin, con il 19 Gabriele Sontacchi, con il 22 Nicola Folgereiter, con il 24 Nicola Moser, con il 28 Nicolaos Loizos, con il 30 Francisco Ceccardi e con il 31 Alberto Gazzini. Per quello che riguarda invece la squadra di casa, la Raimond Sassari di Francisco Javier e Chisoina Zanza, con il numero 1 c'è Marco Spanu, col 4 Enrico Aldini, col 5 Giovanni Nardin, col 6 Riccardo Carta, col 7 Alberto Mura, col 9 Rodolfo Di Oliveira, il numero 11 è di Umberto Bronzo, il 13 di Andrea De Logu, col 15 Damira Lilkovic, col 17 Matteo Bomboi, col 18 Alessandro Pintori, col 21 Giovanni Del Rio, a chiudere il roster sassarese, col 22 Valerio San Paolo, col 23 Josip Gurbabas, col 24 Atema Mudà e con il 33 Bruno Burzic. Sassari che continua la sua corsa, una delle quattro posizioni che valgono l'accesso alla post season, ai playoff scudetto. 29 i punti fin qui messi a referto, mandati a referto dalla squadra del tecnico spagnolo Zupo Equisoin, fresco di rinnovo di contratto fino al 2025, a 4 punti in meno e una posizione indietro rispetto alla Raimond Pressano a quota 25. È proprio la squadra di Fusina che muove il primo pallone della contesa. Gli arbitri sono Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. Pressano in maglia giallo-nera e pantaloncini neri, maglia prevalentemente blu con inserti rossi per la Raimond e calzoncini blu per la squadra che ora si difende dall'attacco che passa ora dalle mani di Ceccardi. Arriva il primo intervento arbitrale che concede il 9 metri a Pressano, che è stato amministrato da Gabriele Sontacchi. Muove palla ancora la squadra di Fusina con Dantino, ora Ceccardi, un passo avanti in difesa a Lilkovic. Ceccardi forza il tiro, non trova lo specchio della porta, difesa da Valerio San Paolo, che dunque non subisce gol nel primo attacco di Pressano. Bronzo per Burzic, suo il primo gol della partita. Sassari a bersaglio dunque con il primo attacco della partita. Ora Ceccardi dall'altra parte, si muove sulla linea dei 6 metri Sontacchi, l'ha cercato Moser. È arrivato un altro intervento dei direttori di gara, nuovo 9 metri per la formazione quest'oggi in trasferta, con Kiswain che chiama la sua difesa un passo avanti. Ceccardi dentro il campo, riceve Nicola Rossi, ancora Ceccardi, il cambio di direzione, prende la linea centrale Ceccardi, gli mette le mani addosso a Lilkovic. Parte con buona intensità difensiva la Raimond, qui la deviazione di Alilkovic, ha raccolto San Paolo che ha fatto correre Giovanni Nardin. Arriva il gol del nativo di Oriago, 2-0 per la Raimond. Primo 2 minuti della partita amministrato dai direttori di gara, a farne le spese è Nicola Moser. Sassari che dunque parte bene tanto in attacco quanto in difesa. Due gol nei primi due attacchi e due buone difese, specie l'ultima con la deviazione di Alilkovic che ha propiziato il recupero di San Paolo, che a sua volta ha fatto correre Nardin, che ha vinto il duello individuale con il portiere avversario, regalando due reti di vantaggio alla Raimond. Ceccardi, Nardin faccia a faccia contro Dantino, allora si va da terzino a terzino, coinvolto anche Matteo Moser nella circolazione. Dantino lavora Sontacchi, si apre spazio per la girella vincente di Pascal Dantino, e del classe 94 il primo gol di Pressano, che dunque dimezza il ritardo. Amuda per Burzic, cambio per l'attacco, fuori Aldini, dentro di Oliveira. Burzic
Eccolo il numero 9 della Raimond, toccare i primi due palloni della sua partita. Brzic da Amudà. Ancora il centrale con il numero 33 di Oliveira, schiaccia bene all'ala per il tiro di bronzo che viene sporcato da Aloisos. Arriva l'intervento del portiere greco di Salonicco a negare il nuovo doppio vantaggio della Raimond. Ora c'è Cardi. Sontacchi ha scambiato con Matteo Moser. Dantino, Ceccardi, lavora per lui e Sontacchi, Ceccardi lo cerca con una linea di passaggio complicata da trovare. Arriva la trattenuta di Alilković, cartellino giallo per l'ex giocatore di Bolzano. Dantino ha scambiato con Matteo Moser, i palleggi del numero 6, poi cercato e trovato Francesco Rossi. Ancora Moser per Ceccardi, cerca di creare vantaggio l'attacco di Pressano. Arriva l'aiuto difensivo di Gurbavac che mette le mani addosso a Matteo Moser, poi il tiro potente di Dantino, tutti i suoi, i gol di Pressano. Siamo 2-2, Brzic, intervengono gli arbitri. 9 metri per la Raimond con Brzic. Amudà per Nardin. De Oliveira, Brzic, scambiano ripetutamente. 9.33, sale Alilković. De Oliveira per Amudà. Ancora il tunisino che prova a far valere il vantaggio fisico contro Moser, che è bravo ad arginarlo in questa circostanza. Quasi 5 minuti andati via nel corso del primo tempo, pari 2 al Palo Santoro. Tira Brzic, segna Brzic. Raimond di nuovo con la testa avanti, prova a correre Pressano ma Sassai rientra bene. Il cambio di direzione di Ceccardi a disorientare Bronza, arriva tardivo l'aiuto difensivo di Alilković. Ceccardi che è rimasto a terra dopo aver realizzato il gol del 3-3. Arriva anche il 2 minuti per Umberto Bronzo, che poi va a spiegarsi con Alilković. Noi approfittiamo della pausa causata dal temporaneo, ci auguriamo infortunio a Ceccardi, per ricordarvi quelle che sono le altre gare di questa 22esima giornata, ovvero quelle che vedono di fronte Fondi, scusate, Carpi, Rubiera Campus Italia, Fasano Bolzano, Merano Siracusa, Brixen Cassano e Romagna Conversano. 4.58 giocati, Sassari 3, Pressano 2, due reti per Brzic e una di Nardin per la Raimond. Due di Dantino e una di Ceccardi per Pressano. Gara che prosegue dunque sui binari dell'equilibrio dopo il primo mini tentativo di fuga della Raimond, che aveva aperto la gara con due reti consecutive. Brzic, De Oliveira, si aprono sulle ali Nardin e De Logu. Sassari attacca con la porta vuota. De Logu, De Oliveira, Brzic allarga per De Logu, arriva la palla persa per la Raimond, la porta è vuota, Pressano non la trova per questione di centimetri. Raimond che non paga dazio dopo la palla persa, Pressano spreca l'occasione per trovare il primo vantaggio della gara. De Oliveira, Brzic, Amudà. Muovono palla centrale e terzini di Sassari, Brzic, De Oliveira, Amudà. De Oliveira allarga sull'ala destra per De Logu che non trova l'abbrivio per il tiro. Allora si torna da Amudà, duello tra numeri 24. Eccessiva la fisicità di Moser, almeno questo il parere di Castagnino, che allontana per i prossimi 120 secondi
Nicola Moser, prodotto del settore giovanile di Bressano, due volte campione d'Italia a livello giovanile nel 2015 e nel 2016 nelle categorie under 18 e under 20. Attacca Sassari con De Oliveira a provare a sfruttare la superiorità numerica. Amudà, bene per Nardin che tira sul palo, non c'è l'irregolarità della difesa così come avrebbe gradito Nardin. E allora Bressano che scollina oltre la metà campo. Rossi Ceccardi, è tornato Dantino, Ceccardi, Dantino, si muove Sontacchi, Ceccardi, o meglio scusate Dantino, bene all'ala per Francesco Rossi, primo vantaggio della gara per Bressano che arriva dopo quasi 7 minuti nel primo tempo. De Logu, De Oliveira, Brzic, Amudà, Nardin, De Oliveira, Brzic, dentro il campo Amudà, Brzic, torna dal tunisino, primo tiro e primo gol per Atem Amudà, pari 4 al Pala Santoru. Ceccardi, hanno scambiato Moser e Rossi, Dantino, eccolo Rossi, si va dall'altra parte, ora Dantino a gestire i ritmi dell'attacco di Bressano, dai 9 Sontacchi, Dantino per Ceccardi, a Moser, il palleggio del numero 6, poi Ceccardi regala palla alla Raimond cercando Sontacchi che non era pronto alla ricezione. Gurbavac, bene per Alilkovic, Raimond che segna la palla recuperata. Nuovo mini parziale di 2-0 che riporta i sardi avanti di 1. Rossi, Ceccardi, Dantino, Moser, Ceccardi, altra palla persa, la seconda consecutiva per la Raimond. San Paolo da Brzic per Gurbavac, tanto spazio per il 23 che diventa il quinto giocatore della Raimond ad andare a bersaglio in questo inizio di partita. Assegno il giocatore nato a Liubusco nel 1994. Ceccardi, Dantino, Moser, ecco Ceccardi ai confini dei 9 metri, la difesa di Gurbavac si va ancora una volta bene all'ala per un altro gol di Francesco Rossi. Bressano che torna sul meno 1, Brzic, De Oliveira per Bronzo, disturbato al momento del tiro, nuovo 2 minuti. Stavolta a farne le spese è Nicola Rossi. Primo 7 metri della gara, come di consueto, si porta sul punto di battuta Amudà. Cronometro fermo 9:23. Amudà contro Loizos. Glaciale Amudà. Secondo per lui, 58esimo in campionato. Dantino Ceccardi, extra player per Bressano che butta dentro il terreno di gioco l'altro Moser, Nicola, Dantino, Matteo Moser, Ceccardi, Nicola Moser, Dantino, Sontacchi, cerca spazio per la ricezione Ceccardi, si mette in proprio invece Matteo Moser. 2 minuti stavolta per Gurbavac.
infuriato e Kisoain in panchina. Catechizzato a Lilkovic mentre arriva il cambio tra i pali. Spanu contro Dantino, o se preferite viceversa, Spanu che sfiora ma non basta. 7-6. Amuda, Brzić, De Oliveira, Amuda, attacca la Raimond, De Oliveira, Brzić, Amuda a incastrare il pallone sotto l'incrocio dei pali. Amuda che in un battito di ciglia diventa il miglior realizzatore della gara, quota 3 al pari di Pascal Dantino. Tocca ora il pallone il centrale di Pressano, è tornato Nicola Moser, Ceccardi, palleggi del numero 30, poi Dantino a sfruttare il blocco di Sontacchi, va a terra Dantino che con un po' di mestiere trova il fischio arbitrale che gli sorride. Da rettificare il punto dal quale deve ripartire la gara, Dantino, Ceccardi. Bella palla schiacciata a terra per Sontacchi. 67esimo gol in campionato per Gabriele Sontacchi. Promettente pivot classe 2003 di Pressano. 8-7 quando siamo quasi al dodicesimo. O meglio, quando siamo al dodicesimo. Brzić, De Oliveira, Alilkovic, De Oliveira per Amuda, iniziativa personale di Atem Amuda che fa conto tondo, sono 60 in campionato. Dantino schiaccia a terra per Ceccardi, Matteo Moser, Ceccardi, Dantino. Si fa vedere Sontacchi, Dantino, Ceccardi, Matteo Moser non trova l'abbrivio per il tiro, allora si cambia lato coinvolgendo Dantino. Aggressività difensiva di bronzo. Dai 9 Sontacchi, Ceccardi, Matteo Moser, si alza il braccio degli arbitri, Ceccardi sporca il muro della Raimond, si ripartirà dall'angolo. Dovrà verosimilmente forzare Pressano, Dantino abbrancato da Lilkovic. Si deve ripartire perché Nicola Rossi transitava all'interno dei 9 metri. Dantino con la finta a inventarsi il gol del meno 1. Ma qui amnesia difensiva della Raimond che è andata via troppo facilmente alla finta di Dantino. Brzić, De Oliveira, Amuda, taglio di bronzo in posizione di doppio pivot, sale De Oliveira, servito Brzić, coinvolto a Lilkovic e pasticcia un minimo al momento di ricevere il pallone, poi riesce comunque a sistemare il tutto e a trovare il decimo gol di squadra per la Raimond. Dantino a travolgere la coppia bronzo Lilkovic, palla persa, sono in 3 a terra nell'altra metà campo. Grbavac fermato irregolarmente, tanto si sono rialzati Matteo Moser, bronzo e Lilkovic. Il tutto quando stiamo per arrivare alla metà del primo tempo. 2 gol di vantaggio per gli uomini di Echisoin che si trovano a meno 3 rispetto al quarto posto occupato da Merano, l'ultimo che vale l'accesso ai playoff scudetto. De Oliveira, Brzić, palleggio di Brzić, la finta di Oliveira, il tiro di Oliveira, la parata di Loizos.
classifica guidata da Brixen, quota 39, seguono Conversano e Fasano con 33, a 32 c'è la appena citata Merano, 29 Raimond, 25 Pressano, 24 Bolzano ad aprire la metà campo, la metà destra della classifica. Cassano con 23, Siracusa 15, Fondi 14, Carpi 7, Rubiera 6, Campus Italia 5, Romagna 4. Dantino, Lukin, Dantino, servizio ancora per il numero 17 che poi va da Ceccardi, arriva il raddoppio difensivo portato da Bronzo e Aldini. Dantino, Ceccardi, palleggio del numero 30, ancora bene in difesa Lilkovic, e allora Pressano deve arretrare. Dantino col sottomano, è arrivata una deviazione, non c'è l'ultimo tocco di San Paolo, e allora angolo per Pressano, partita che però si ferma per il timeout, 15:41 sul cronometro del primo tempo, Sassari 10, Pressano 8, timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Nuovamente live dal Palo Santoro, 15:41 giocati nel primo tempo, Raimond avanti di 2 contro Pressano nella gara che vi stiamo raccontando e che vale per la 22esima giornata della Serie A Gold. Si riparte dall'angolo, dalle mani di Nicola Rossi, Dantino, Ceccardi, Matteo Moser, Sontacchi, torna dal suo numero 6. Il palleggio di Dantino che alza una palla irraggiungibile per Ceccardi, altra persa di Pressano, non la prima in questo primo tempo. Bronzo ribalta per Gurbavac, si va da Nardin, palleggio di Gurbavac cercato e trovato a Lilkovic che si gira in una frazione di secondo, solito ottimo lavoro, spalle alla porta per Damira Lilkovic. 3 per lui, 3 di vantaggio per Sassari. Dantino, Sontacchi, Matteo Moser, scambiano ripetutamente, 6:30, Matteo Moser per Dantino cercato, Sontacchi lavora benissimo anche in difesa a Lilkovic. Burzic rischia il pasticcio, poi serve Gurbavac, palla imprecisa per Bronzo e di fatto termina in tribuna. Palla persa da una parte, palla persa dall'altra. Dantino rallentato da Bronzo, Sontacchi, anzi Ceccardi, scusate, Dantino, Matteo Moser sale dall'ala senza ricevere Francesco Rossi che lo fa in un secondo momento, ora Ceccardi, Matteo Moser, Ceccardi prova a disorientare Aldini, il tiro centrale bloccato da San Paolo, poi Burzic un pelo troppo lungo per Nardin, Raimond che sciupa il potenziale più 4, Matteo Moser arginato in qualche maniera da Aldini, Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, si ferma il gioco per
asciugare la chiazza di sudore causata dalla caduta di uno dei contendenti, con Manuele che ne approfitta per ristabilire un po' d'ordine dopo qualche protesta ritenuta da lui un po' troppo intensa. Dai 9 metri Sontacchi, Dantino, Matteo Moser, Ceccardi, Nicola Rossi, Moser, Dantino, tra le gambe di San Paolo, sale a quota 5 Pascal Dantino. Gurbavas, ancora da Lilkovic, 100 in campionato per Damira Lilkovic, secondo giocatore dopo Bronzo a raggiungere la tripla cifra in campionato. Raimond che fin qui ha gestito il margine di vantaggio seppur minimo. Debutta nella gara anche Alberto Gazzini, sesta stagione a Pressano per il giocatore arrivato in giallo nero dalla palla a mano Mori. Proprio Gazzini a battere il 9 metri, Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, Francesco Rossi. Ceccardi, finta al tiro, poi Dantino. Nardin vicinissimo al recupero, ci mette una pezza Matteo Moser, poi Ceccardi. Allarga per Nicola Rossi, bella palla per Gazzini. Subito a bersaglio il 31. Pressano che si arrampica fino al meno 2. Quando non manca molto all'inizio degli ultimi 10 minuti del primo tempo. Amuda, Brzic, De Oliveira, Amuda, De Oliveira, Amuda si libera di Gazzini, tira, para Loizos con la manona destra. Intervento dell'estremo difensore ellenico, Ceccardi, buca l'anticipo Nardin, si crea il vantaggio, ma Dantino lo sciupa con l'infrazione di passi. Allora San Paolo per Brzic, Gurbavac per Nardin, ma prima l'intervento del direttore di gara che ferma la partita senza fare lo stesso con il cronometro. Brzic, Amuda, De Oliveira, Amuda, Brzic, Tornaldini, rifiata in panchina Lilkovic, riceve ora l'ex giocatore di Trieste Brzic, De Oliveira, ancora Brzic che si allarga in palleggio. Altra parata di Loizos, la seconda consecutiva. Pressano che attacca con la palla del potenziale meno uno. Ceccardi, Dantino, rientra Nicola Moser, Dantino proprio per il 24, si accentra e riceve Nicola Rossi. Ceccardi la lascia lì per il numero 24 Nicola Moser, palla che continua a muoversi nell'attacco di Pressano fino all'intervento falloso della difesa rosso-blu. Altra pausa sul terreno di gioco sassarese. Gara fin qui sostanzialmente equilibrata, con Sassari che ha toccato un paio di volte il più 3. Pressano è fin qui rimasta a contatto senza però ricucire mai definitivamente lo strappo. Dantino per Ceccardi, si muove Gazzini, 7 metri per i gialloneri. Ha già raccolto il pallone
Pascal Dantino, esattamente alla metà dei suoi dei gol di Pressano, portano la sua firma. La parata di San Paolo, forse il primo errore della partita di Pascal Dantino. Si resta sul 12-10. Stavolta a fermare la partita è Zupo Ekiswain con i suoi avanti di due quando sono stati giocati 22 minuti e altrettanti secondi nel primo tempo. Altro time out in campo, altra pausa anche per noi. Cinque reti di Dantino da una parte, 4 a testa per Alilković e Amudà dall'altra. Questi i migliori realizzatori fin qui di Raimond Pressano. 12-10 il risultato in favore della squadra sarda, che ora muove il pallone con Brzić. Bronzo, Amudà, serie di incroci, ancora Brzić, schiaccia a terra per il taglio di Bronzo. Ottima uscita dal timeout di Sassari, si scrive referto anche Bronzo, e poi rientra in difesa e complica l'iniziativa offensiva di Nicola Moser. Ceccardi, Dantino, Nicola Moser, Ceccardi, Dantino, Nicola Moser, Aldini sta con lui, la finta di Dantino che poi prova a infilarsi, là dove spazio non c'è, raccoglie la palla vagante Gazzini che in qualche maniera riesce a preservare il possesso offensivo di Pressano. Ceccardi prova a sfidare Bronzo, poi l'alzata per Nicola Rossi, così come quella precedente, leggermente alta per colui che salta, Amudà, Brzić rallenta e poi si spiega con Bronzo. Amudà, Brzić, De Oliveira, ultimi 6 minuti del primo tempo. Sassari in attacco per il massimo vantaggio. Amudà, passi, palla persa banale qui dalla Raimond che non viene punita da Nicola Rossi, che mette più potenza e precisione nel suo tiro, che va a stamparsi sulla traversa. De Oliveira, Brzić, Amudà, si muove Alilković che cerca posizione sui 6 metri. Brzić, Nardin, De Oliveira, Amudà, Brzić, le finte del numero 33 che poi centra Loizos. Sempre 13-10, corre Pressano, bel ribaltamento da un'ala all'altra, segna Francesco Rossi, 13-11. Si accomoda in panchina Brzić, nuovamente campo per l'ex Angier, Josip Gurbavac. Amudà, De Oliveira,
Ali Ilkovic, Re Oliveira, Gurbavac. Servizio per Ali Ilkovic che non riesce stavolta a girarsi. Gurbavac da De Oliveira, tanto spazio per De Oliveira, con pazienza Sassari, primo nella partita per Rodolfo De Oliveira. Dantino, Nicola Moser, Dantino Ceccardi, Gazzini, Ceccardi fa un passo avanti in difesa a bronzo, Dantino cerca Gazzini, ci mette una pezza Aldini, Dantino si accentra a Ceccardi, riceve il giocatore argentino che poi termina a terra nel contatto con Aldini. Ultimi 3 minuti e 26 nel corso del primo tempo. 3 gol di vantaggio per Sassari. Nel prossimo turno Raimond che farà visita a Cassano Magnago, mentre Pressano sarà impegnata tra le mura amiche contro l'Alperia Merano, attualmente quarta in classifica. Dantino, Ceccardi, da un'occhiata a Nicola Moser che poi riceve in un secondo momento da Gazzini. Dantino Ceccardi, il tiro di Nicola Moser, ha capito tutto San Paolo. Amuda si alza, la lascia lì per Gurbavac. Partita fin qui, passateci l'espressione, insolitamente un po' più disciplinata del solito, quella di Atem Amuda. Ciononostante sono già arrivate 4 reti. Gurbavac, De Oliveira, si muove Alilkovic, lo cerca Gurbavac, Alilkovic non riesce a controllare, poi brutta palla di Loizos per Nicola Rossi, ne butta via un'altra Pressano. Probabilmente questo è il peggior difetto del primo tempo dei gialloneri. Amuda, Gurbavac, De Oliveira, Gurbavac, Loizos con una gran parata, poi Nardin a quantomeno rallentare la risalita del campo di Pressano. Dantino prova a liberarsi con lo scavalcamento di Aldini, poi cerca Francesco Rossi, Nardin è attento su di lui e non si fa saltare. Dantino, Ceccardi, cento secondi all'intervallo, il palleggio di Ceccardi che va a cercare Nicola Moser, poi il sottomano di Ceccardi, è rimasto a terra Aldini. Preoccupazione in panchina per Sassari. Raimond che nel corso di questa stagione sicuramente non è stata fortunata dal punto di vista appunto degli infortuni. Aldini ora si rialza, chiaramente per noi impossibile capire e tantomeno stabilire cosa sia accaduto al giovane pivot classe 2002. Leonor del Vero non sembra stare benissimo. Aldini accompagnato all'esterno del terreno di gioco da Ceccardi e Bronzo. Aldini che cambia destinazione, va dritto negli spogliatoi tra gli applausi del pubblico del Palasantoru.
gara che chiaramente non riprenderà fin quando Bronza e Ceccardi non torneranno sul terreno di gioco, loro ad occuparsi del trasporto, passateci l'orrenda espressione di Aldini. 1:31 all'intervallo, 3 gol di vantaggio per gli uomini di Echisoain. Dunque perdono Aldini, tornano Bronza e Ceccardi. Amuda, Gurbavaz, De Oliveira, Nardin, Amuda, Gurbavaz, De Oliveira, ancora centrale e terzini della Raimond a muovere il pallone. Amuda si libera di Gazzini, poi De Oliveira a sfruttare le attenzioni dedicate ad Atema Amuda, secondo di Oliveira, poker di reti di vantaggio, altra persa di Pressano, corre in palleggio Bronzo, Ceccardi prova ad arginarlo, Bronzo segna la distanza siderale nonostante il contatto portato gli dà un giocatore ospite. Raimond che scappa nel finale del primo tempo ritoccando ancora una volta il massimo vantaggio con il gol numero 111 del campionato di Umberto Bronzo. Ceccardi, D'Antino, Ceccardi ha ricevuto da Nicola Moser, D'Antino, ancora Nicola Moser per Ceccardi, D'Antino, un paio di finte, Bronzo resta lì, 8 secondi per l'ultimo tiro del primo tempo, ci prova Ceccardi, la parata di San Paolo accolta dagli applausi del pubblico, poi D'Antino sul muro, non c'è tempo per l'angolo, esulta Bronzo dopo l'ultima gran difesa della Raimond che di fatto è l'ultimo highlight del primo tempo che va in archivio con la Raimond avanti sul punteggio di 16-11 contro Pressano. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po', ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo dal Pala Santoro di Sassari.
Amici di Eleven Sports, nuovamente live dal Palazzo Santoro di Sassari. È appena iniziato il secondo tempo di Raimondo Pressano, prima frazione andata in archivio con la squadra di casa avanti con il punteggio di 16-11. Sassari che proprio negli ultimi minuti del primo tempo è scappata via nel punteggio. E noi ora entrare in cronaca diretta per raccontarvi il primo attacco della ripresa. Berzic, Amuda si alza dai 9, va a sbattere sul muro di Nicola Moser. Ora Ceccardi, Nicola Moser, i palleggi dell'altro Moser Matteo. Esce forte Alilkovic. Cambio per l'attacco, torna Dantino, miglior realizzatore di Pressano a quota 5. Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, Rossi, Ceccardi prova a cercare spazio tra le maglie difensive di Sassari che fin qui hanno lavorato bene in questa azione difensiva. Dantino fermato da De Oliveira, sotto passivo l'attacco di Pressano che deve affrettare il tiro. Ceccardi prova a liberarsi di De Oliveira, si lamenta la panchina ospite. Semplice 9 metri per la formazione giallonera. Dantino per Moser, alla fine trova in qualche maniera la via del gol Pressano. Primo gol nella partita per il numero 6 di Pressano. Berzic, De Oliveira fermato da Sontacchi, rimane a terra De Oliveira. 2 minuti per Sontacchi. Si rialza De Oliveira. Sontacchi per niente convinto della decisione arbitrale. Direttori di gara che sono Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. De Oliveira che qui con un po' di mestiere è andato a causare il 2 minuti che gli arbitri hanno comminato ai danni di Sontacchi. Berzic allarga, preciso per Bronzo. Arriva il primo gol della ripresa anche per la Raimond, che torna sul più 5 con il quale si è chiuso il primo tempo. Dantino, Ceccardi, Francesco Rossi, Moser per l'altro Rossi Nicola, Dantino, Ceccardi, omonimia che poco aiutano l'operato di chi vi parla. Dantino per Matteo Moser, a contatto con Alilkovic. Dai 9 Gazzini, Dantino, Matteo Moser, Ceccardi, Dantino, si muove Gazzini. Sassari a un passo dalla palla recuperata. Gazzini, Matteo Moser, Dantino, spintonato da De Oliveira, si gioca, deve tirare Pressano. Gazzini per Matteo Moser, tiro complicato, sporcato dal muro rosso-blu. Solo un passaggio per Pressano, palla regalata alla Raimond. Buona azione difensiva qui degli uomini di Echisoain. Corre Berzic, De Oliveira per Bronzo, si fa sentire Dantino in difesa. Berzic, un palleggio e via da Amuda. Berzic cercato Alilkovic, fermato in maniera lecita dalla difesa, poi Pressano butta via un altro pallone, lo tocca Bronzo, perfeziona il recupero Amuda. Ora Alilkovic, Berzic, arriva la chiamata della mente dell'attacco della Raimond, libera lato Nardin, ce la va a posizionarsi sui 6 metri in compagnia di Alilkovic. Amuda proprio per il pivot,
e continua a sbagliare poco se non nulla. 5 per lui, altrettanti di vantaggio per Sassari. Dantino a terra nel contatto con De Oliveira, ha provato a rendere Pomper focaccia Dantino a De Oliveira. Prima sono arrivati 2 minuti, stavolta no. Dai 9 Sontacchi, Dantino, Matteo Moser, Nicola Rossi, Dantino, Ceccardi, Dantino per Matteo Moser, i palleggi numero 6, poi Dantino con l'infrazione di passi. C'è spazio per la corsa di bronzo che è imbeccato da Alilković. Segna il plus 7 per i rossoblù, è partita che rischia di sfuggire via Pressano con questo parziale di 3-1 nei 5 minuti abbondanti di ripresa che si sono fin qui disputati. Ceccardi, Dantino la lascia lì per Matteo Moser che prova a far saltare la difesa, poi la staffilata si direbbe in un'altra disciplina di Ceccardi, palla che bacia la traversa. Arrivano anche gli applausi di San Paolo per il suo avversario. Bel gol quello appena realizzato da Francisco Ceccardi. Pressano che torna sul meno 6, ora Burzic per Amudà, si accentra bronzo, Amudà la solita potenza nel tiro del campione di Tunisia. A tema Amudà, ora Ceccardi a cercare Sontacchi, continua a metterci tanta fisicità la difesa della Raimond. Sono 13 le reti segnate da Pressano in 36 minuti e mezzo di partita. All'andata si imposero i gialloneri con il punteggio di 23-22. Ceccardi, la finta, lasciato lì a Lilković, arriva tardi De Oliveira, secondo in fila per Francisco Ceccardi, anche questo di pregevole fattura, anche se qui c'è probabilmente qualche responsabilità in più per la difesa rossoblù. De Oliveira, bronzo, Burzic, Amudà, Burzic, De Oliveira, muovono palla centrale terzini rossoblù, ora bronzo, a lontano schiaccia a terra, non si fa sorprendere Loizos, avanza Ceccardi, guadagna la metà campo offensiva, pressano con Matteo Moser che sceglie Dantino, abbrancato per la maglia da Umberto Bronzo. Ceccardi, Dantino, Sontacchi, Ceccardi, Matteo Moser, Matteo Moser, arriva il fischio contro l'attacco, probabilmente contro Sontacchi. Gurbavac offre una linea di passaggio a Lilković, Gurbavac si mette in proprio, tira para Loizos e tiene lì Pressano. Dantino a sfondare contro De Oliveira, Burzic, si muove Nardin, a terra l'ala sassarese, partita che si ferma, arriva il giallo per Fusina. Otto e 16 sul cronometro in questo secondo tempo. Sassari che deve gestire 6 gol di vantaggio per ottenere quella che è compreso il 5-0 a tavolino contro Conversano, sarebbe la l'ottava vittoria consecutiva. Amudà gli fa spazio a Lilković,
e Amudà va a incastrare palla sotto il 7. Alilkovic che si fa vedere anche quando non fa gol. Qui Sontacchi a sigillare Bronzo. E se Sontacchi contro Bronzo prende posizione in quella porzione di campo, c'è poco da fare per l'ex giocatore di Siena. 21-15, Gurbavac, Bronzo, Burzic, Amudà, Gurbavac, Burzic, Amudà, fa un passo avanti la difesa di Pressano. Da lì deve ripartire la squadra di Fusina per provare a rientrare in questa partita. Burzic, Gurbavac, secondo di giornata per Josip Gurbavac. Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, Bronzo, difesa in area di Bronzo che è andato alla caccia dello sfondo. Due minuti per Umberto Bronzo, opportunità dai 7 metri per Pascal Dantino. Non prima dell'ennesima operazione di asciugatura del terreno di gioco. Ormai tutto pronto per il duello individuale tra Dantino e San Paolo. San Paolo che è un ex, lo ricordiamo. Arriva il fischio degli arbitri, va Dantino dopo un paio di finte. Riprende a segnare il 10 giallo-nero. Amudà ha ricevuto da Burzic, ha consegnato a Nardin e gli ha reso il pallone. Gurbavac torna De Logu. Dopo il 2 minuti di Bronzo, porta vuota per Sassari e butta dentro la giovane alla classe 2003. Burzic, Nardin, Amudà, Burzic allarga per Nardin, tiro che sbatte sulla traversa, la porta è vuota, torna però in tempo San Paolo che disinnesca il tentativo da lontano di Nicola Rossi. Gurbavac, Burzic, De Logu, Amudà, Burzic, Gurbavac, Burzic, si accentra Amudà, si torna da Burzic, palla un po' bassa per Nardin, termina con una palla persa questa iniziativa offensiva della Raimond. Ora Dantino, Matteo Moser in ala, bene stavolta per Nicola Rossi. Burzic, Amudà, Nardin, Amudà, Burzic, Gurbavac, Alilkovic, arretra e riceve Amudà, Gurbavac prova a liberarsi di Sontacchi, Burzic per De Logu, altra persa per la Raimond che sta perdendo un po' di ritmo in attacco. 5 gol di vantaggio da gestire per i sardi, margine chiaramente non rassicurante quando mancano ancora poco più di 18 minuti al termine. Moser per Ceccardi, Dantino, Ceccardi prova a liberarsi di Oliveira, Dantino per Matteo Moser, la guardia di Bronzo. Dai 9 Sontacchi, Ceccardi, Dantino, la finta di Ceccardi che si libera di Oliveira, deve arrivare l'aiuto difensivo, allora pescato nuovamente Nicola Rossi.
mini break di Pressano che convince Echizoin a fermare la partita sul 22-18, dando anche a noi l'opportunità di rifiatare un minimo. Nuovamente in campo Raimond Sassari e Pressano, ultimi 17 e 16 secondi di questa gara che, lo ricordiamo, è valevole per la 22esima giornata della Serie A Gold. Brzic, Amuda, Nardin, Amuda, Brzic, Alilković, Gurbavac, parte da lontano Amuda, Gurbavac, Amuda per Brzic, palla di ritorno per il tunisino, esce fortissimo Sontacchi, Brzic la lascia lì per Alilković, quasi triplicato Nardin a fallire quello che sarebbe stato il secondo gol della sua partita. Continua a fare un pizzico di fatica in più la Raimond, massimo sforzo difensivo per Pressano per provare a rientrare definitivamente in partita. Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, Ceccardi, Dantino, si torna centralmente dal numero 30, lo ferma De Oliveira. Dai 9 Sontacchi, Ceccardi per Dantino, Matteo Moser, Ceccardi, cercato Sontacchi, Alilković prende posizione ma non convince, Manuele che fischia contro la difesa, Dantino, Ceccardi, tira da lontano San Paolo, a dire di no, palla che rimane in area e quindi a disposizione di Valerio San Paolo. Brzic, Gurbavac, Amuda, Brzic, Gurbavac, Brzic, Gurbavac, arriva Sontacchi, buona difesa qui di Pressano, tiro di Gurbavac complicato dalla difesa di Sontacchi, ha parato Loizos, ora arriva una persa sanguinosa per Pressano. Prova a punirla Nardin, la punisce Nardin. Si fa perdonare per l'errore precedente Nardin. Passaggio della partita che potrebbe recitare un ruolo fondamentale nel destino della stessa, con Pressano che aveva la palla in mano per tornare a strettissimo contatto, la buttata via Nardin ha immediatamente punito i gialloneri. Dantino, Matteo Moser, San Paolo, raccoglie Nardin, Amuda per Brzic, Amuda raddoppiato, palla per Brzic, lo ferma Ceccardi che poi fugge via per evitare proteste poco urbane. 7 metri per la Raimond, Amuda contro Loizos, si muove il portiere greco per provare a complicare l'operato di Amuda che non batte il ciglio,
7 per lui. Raimond che torna sul più 6, facendo passare il brutto momento della partita. Ceccardi, Dantino, Matteo Moser. Palla che gira ancora distante dai 9 metri. Ci si avvicina a Ceccardi, pescato Sontacchi. Con pazienza Pressano a costruire il 19° gol di giornata. Squadra quella di Fusina che ne segna 27 di media. Quasi 30. Lontano dalle mura amiche. Brzic, Gerbavac, Amuda. Gerbavac, Brzic. Sale, riceve Alilkovic, consegna per Gerbavac. Ora Muda. Sassari butta via il pallone, prova a correre Pressano con Matteo Moser, che poi va a cercare Lukin, che inspiegabilmente non tira, offrendo comunque l'assist a Nicola Rossi. 24-20. Brzic, Amuda, Nardin, Brzic, Gerbavac, Brzic. Alilkovic, Amuda, Brzic. Un'occhiata da Alilkovic, poi il servizio per Amuda. Gerbavac, sotto passivo l'attacco rossoblu, prova a risolverlo Gerbavac. Sporca Loizas, ma non basta. Matteo Moser, parziale di 9 pari in questo secondo tempo, che sta per entrare nell'ultimo terzo. Arriva il time out chiamato da Alessandro Fusina. Sassari 25, Pressano 24, time out in campo. Piccola pausa anche per noi. minuti e 23 secondi separano Raimond Sassari e Pressano dal definitivo rientro degli spogliatoi. 25-20 il risultato in favore della squadra rossoblu di casa, con Pressano che non troppi minuti fa ha prodotto il massimo sforzo per rientrare definitivamente in gara. La palla persa sanguinosa, punita da Nardina, ha cambiato nuovamente l'inerzia della partita. Ripresa dalla Raimond, Ceccardi, Matteo Moser, Nardin, il recupero scippato Francesco Rossi, ora bronzo proprio per Nardin, a bersaglio il 5, è rimasto a terra ma si è già rialzato Dantino. Altro gol pesante, quello di Nardin, che prova a orientare con ancora più impatto questa gara. Sassari ha pochissimo margine di errore nella corsa ai playoff, 3 punti da recuperare su Merano che quest'oggi ospita Siracusa. Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, sale e riceve Sontacchi che poi si ributta sui 6 metri. Ceccardi
con un paio di finte, la presa di posizione di Sontacchi, l'irregolarità della difesa. Ceccardi, Dantino, Ceccardi prova a liberarsi di Oliveira. Due minuti per il giocatore già visto in Italia con la maglia di Fondi. ...120 secondi di superiorità numerica per la squadra quest'oggi in trasferta. Forse l'ultima chance di dare un senso agli ultimi 10 minuti di partita. Dantino, Ceccardi, Dantino cerca Sontacchi, ha capito tutto a Bronzo, palla recuperata, può involarsi a Muda che sbaglia clamorosamente. Il 27-20 si volta dall'altra parte, incredulo Chisuain, ha mancato il colpo del KO Amudà, la parata di San Paolo su Francesco Rossi, si scusa Amudà. Burzic, Bronzo, torna a Gurbavac, solito extra player che del passivo la panchina di Pressano. Gurbavac si libera o prova a liberarsi di Nicola Moser. Partita nuovamente ferma, e allora noi ne approfittiamo per ricordarvi quelli che sono stati i marcatori di giornata per la Raimond: 7 di Amudà, 5 di Alilkovic, 4 di Bronzo, 3 di Nardin e Gurbavac, 2 per De Oliveira e Burzic. In casa Pressano 6 di Dantino, 3 per Nicola Rossi, Francesco Rossi, Sontacchi, Ceccardi, 1 a testa per Matteo Moser e Gazzini. Gara che nel frattempo è ripresa, ha segnato Gurbavac. Sassari che attenta a quota 30. Matteo Moser, Dantino, Ceccardi, un'occhiata all'ala, poi sparacchia altissimo Ceccardi, che emula nel peggior modo possibile Amudà. Gurbavac, un palleggio e via da Burzic. Cambia qualcosa in difesa Fusina, speranze sempre più ridotte di evitare quella che sarebbe la sesta sconfitta in trasferta, la nona del campionato. Amudà per Nardin, ritenuta buona la presa di posizione di Francesco Rossi. Matteo Moser, torna Amudà, Ceccardi, Dantino, deve aumentare il ritmo Pressano. Dantino sfrutta il lavoro di Gazzini, para San Paolo. Ora Ceccardi, lavora per lui Gazzini. Dantino, Ceccardi, cercato il pivot, a terra nel contatto con Rodolfo De Oliveira. Ceccardi, Dantino, Matteo Moser, sfida Amudà, poi perde il controllo del pallone. Amudà pensa per un attimo a correre, poi c'è qualcosa che non va con il pallone e allora arriva la sostituzione del principale attrezzo del mestiere. Si riparte da San Paolo, 6:53 al termine. Raimond a un passo dalla nona vittoria in casa nelle 11 gare fin qui disputate su questo terreno di gioco. Burzic pensa di andare da Nardin per un attimo, poi per quanto consentito dal regolamento gestisce i ritmi della gara. Perso completamente Gurbavac,
che ha da tempo scollinato oltre 60 gol in campionato con quelli realizzati quest'oggi, ovvero 5, è arrivato a quota 64. Ceccardi, Matteo Moser, Dantino, prova a liberarsi di Oliveira che gli leva l'appoggio. Ceccardi, Dantino, a bersaglio il numero 10, miglior marcatore per distacco dei suoi a quota 7, conto tondo anche per lui in campionato, solo 80 con quello appena realizzato. Si abbassa l'età media in casa Raimond, campo per Giovanni Del Rio che tocca ora il primo pallone della sua partita, lo recapita tra le mani di Amuda. Brzić ha scambiato con Gurbavac, Amuda dai 9, ancora per Brzić, Amuda non può servire a Lilković, allora si libera di Moser, allarga male per Del Rio. Matteo Moser, Ceccardi, spiccioli da giocare, l'impressione è che al momento ci sia da stabilire solo il risultato finale. Avvicendamento tra i pali per Pressano, campo per Facchinelli, cerca una linea di penetrazione, scusate, Matteo Moser la trova, così come trova il 7 metri sul cui punto di battuta sta arrivando Pascal Dantino. 5 minuti 3 secondi alla sirena finale, Raimond che verosimilmente salirà a quota 31 e proverà a guardare quello che accade principalmente tra Fasano e Merano. Il lob di Dantino, San Paolo non si fa incantare, ha provato un ricamo Pascal Dantino, San Paolo ha capito tutto e ha disinnescato il tentativo del 10 giallo-nero, errore che mette fine alle speranze di rimonta di Pressano. E poi scambiano anche due parole Dantino e San Paolo. Torna Nardin, c'è anche Pintori, Amuda, Brzić, Amuda, discreta legnata di Lukin, dai 9 Pintori, Amuda, cambio di direzione, la parata di Facchinelli, raccoglie Nardin, Brzić, Amuda, Gurbavac, Brzić, allargato dal tentativo di Lukin, ha segnato Brzić, ha risposto immediatamente a Pressano. ...29-22... ...3-30 al termine. Amuda, Nardin, Amuda, Brzić, Gurbavac, Amuda, Brzić, Gurbavac, la finta, riceve Amuda, ora Gurbavac, ancora dal tunisino, la sassata di Atem Amuda, poco se non nulla Facchinelli, dall'altra parte corre Matteo Moser per addolcire la sconfitta. È tornato Del Rio, campo anche per Pintori e Mura, sotto passivo l'attacco della Raimond, tiro di Amuda sporcato dal muro giallo-nero, poi Pintori a recuperare il pallone, consegnarlo alla Muda che fa lo stesso con Del Rio e sbaglia il 31-23, fallendo la ghiotta opportunità di segnare il terzo gol del suo campionato. La partita è andata,
così come è andato fuori il tiro di Nicola Rossi dopo il palo. Si è fermato Ceccardi, dovrebbero essere solo crampi per il numero 30. Così come ricordato nel primo tempo, Sassari che nel prossimo turno volerà in terra lombarda per incrociare le armi con Cassano Magnago, mentre Pressano ospiterà Merano a completare quella che sarà la 23esima di campionato. Siracusa Fondi, Campus Italia Romagna, Conversano Fasano, interessantissimo derby pugliese, Bolzano Brixen e Carpi Rubiera. Mura, Carta, Delogu, una Raimond giovanissima per questi ultimi due minuti di partita, tutti sardi tranne Amudà e San Paolo. Pintori, Carta, Mura, cambio di direzione di Mura, va da Amudà, bella giocata qui del giovane centrale. Amudà che si avvicina alla doppia cifra, D'Antino si libera di Pintori, troppo molle qui in difesa il giovane pivot della Raimond. E Kiswain l'allena fino alla fine. Amudà, Mura, Carta, Mura, taglio di Del Rio, Amudà si mette in proprio, doppia cifra per il numero 24 quando sta per iniziare l'ultimo giro di lancette. Matteo Moser, D'Antino, Lukin, D'Antino, Matteo Moser, ancora dal suo numero 17 che si libera di Carta e si iscrive anch'egli a referto. Mura, Amudà, Carta, ultimo attacco della partita per la Raimond. Amudà, Pintori, Carta, Mura, Amudà, altro tiro, altro gol a babbo morto di Atem Amudà. D'Antino, 8 secondi alla sirena finale, recupera palla Del Rio che ha 3 secondi per togliersi la gioia personale, gliela nega Facchinelli. Si chiude così la gara al Pala Santoro, suona la sirena, vince la Raimond, 33-25 il risultato finale al Pala Santoro. Con questi due punti la squadra di Ekiswain sale a quota 31 e rimane abbondantemente in corsa per uno dei 4 posti playoff, rimane a 25, invece Pressano incassa la nona sconfitta del suo campionato. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa sfida dal Pala Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond 33, Pressano 25. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.